Cesar, entra. Contateli. Saranno giusti. E l'oro che aveva con sé? Che fine ha fatto? È solo una formalità. Firma. Oh, finalmente un po' di lavoro. Vale bene una buona bevuta. Tutte le scuse sono buone. Bill, fregagli la bottiglia. Ma sarà anche a me. Sfregati. È un goccio. Fermola! Ridatemi il mio whisky. Tutto regolare. Per te un colpo in fronte, per me $2 per la cassa e la pulizia e a lui $12,000, la solita ingiustizia. Non protestare. Tieni, bevi alla sua salute. $15! $15! No, non toccate niente, vado e torno subito. Scegliendo la merce, amico, sei arrivato tardi. La migliore l'hanno già presa ed è pronta per essere spedita. Hai capito? Non lo credevi, ma invece è così. Non te lo prendere, la vita non vale niente. Thank you.
Cosa cerchi, ragazzo? Cerco lavoro. Mi dispiace, figliolo. Qui non c'è abbastanza lavoro per due. Ma giù in fondo al villaggio c'è un grande magazzino. Lì cercano giovani robusti. No, è qui che voglio lavorare. Io non posso pagarti. Mi basta un piatto di minestra. Ma sì, un piatto di minestra non si rifiuta a nessuno e un aiuto può sempre essere utile. Thank you.
Non mi uccidere! Non sparare! Lasciami vivere! No, Lazar! 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 Non voglio morire! Prendi l'oro! È tutto tuo! L'oro è già mio. È la tua taglia che mi interessa. Stanley! Ted Stanley! Sono Lazar! Vieni ad aiutarmi. Su, dammi una mano. Sbrigati. Lazar, io ho perduto la cognizione del tempo. Tu sai che sono innocente. Hai sempre promesso di restituirmi la mia taglia. Ma quando finirà questa mia dura prigionia? Verrai via con me presto. Ho ancora bisogno di te e tu di me. La taglia te la darò quando vorrò io. È chiaro? La sofferenza è più dura della morte. Non mi importa di morire. Ma devo prima dimostrare la mia innocenza. Neanche sfiorato. Me lo presti? Guarda bene. Accidenti. Potevi risparmiare un sigaro. Sbaglia un colpo. Mai visto un tiratore come Lazar? E sì che ne ho conosciuti tanti nella mia vita.
Io ho portato Murdoch, sceriffo. Vedo che è già tutto pronto. Non fa una grinza. Avevate previsto anche il buco in fronte. Conosco perfettamente la tua tecnica, Lazar. Bisogna aggiungere, sceriffo, solo la data. Quella non la potevo prevedere. È l'oro che Murdoch ha rubato. Che fine ha fatto? Tu non sai mai niente. E i morti non possono parlare. Spero di non incontrarti mai più. Prendi. Grazie, Lazar. Che fai? Te ne vai? Se è per i soldi, forse potrei darti qualcosa. Oh, non molto, ma potremmo dividerci il guadagno. Ricordalo, un piatto di minestra ci sarà ancora per te. Addio, figliolo. Se un giorno vorrai tornare, sarai sempre il benvenuto. Thank you.
Prego! Tu, come ti chiami? Pulco Ramirez, signor. Segnalo. E fila! Tu, vieni avanti. Il tuo nome? Akito Suarez, signor. Scrivi anche questo. E per oggi abbiamo finito. Prendi anche me, Medina. Devo lavorare. Sono rimasto fuori solo io. Fammi lavorare, ti prego. Siamo senza pane. Io, mia moglie, i miei figli, senza mangiare. Da molti giorni. Va via, siamo al completo. Ho detto no. Ascolta, Medina, ti scongiuro. Non avrai a pentirtene. Sono ancora valido. Lavorerò più di un giovane. Come un muchacho, te lo giuro. Medina! Rifiuti lavoro ad un uomo affamato? Ellerti. Lui vuole gente forte. È giovane. Altrimenti le sue miniere non potranno fruttare. Conosci anche tu le disposizioni del signor Barrett. Barrett, sempre il signor Barrett e le sue miniere. Terra usurpata alla nostra gente e tu strisci ai suoi piedi come un verme. Quest'uomo deve lavorare. D'accordo, lavorerà. Tu segnalo. Grazie, maga. Sì, Benedetta. Soddisfatta, querida? Sono troppo paziente con te. Sto aspettando ormai da molto tempo. Quando ti deciderai? Un giorno, chissà. Avanti! Quanta fatica per tre pesos. Tre pesos che significano pane. Non fermatevi voi! Tu laggiù, muoviti! Sono stanco morto. Sanchez, dove la trovi tanta energia? Non so proprio come fai. È la fame. La fame, muchacho. La mia. Quella di mia moglie e dei miei niños.
Anche io e mia moglie aspettiamo un bambino. Da un momento all'altro. Chissà, oggi, domani. Ehi, voi due! Non perdete tempo. Qui non c'è la Maha che vi protegge. Avanti, lavorate! Hernandez, che succede laggiù? Niente, Medina. Con i buoni consigli lavorano meglio. Buenos días, signor Barrett. Vedo che anche oggi la Maca ha ottenuto qualcosa. Medina, non ti sembra un po' vecchio? È ancora un uomo valido, signore. Lavora come un mucciaccio e anche più di un mucciaccio. Siete in errore, signor Barrett. La Maca non c'entra. Uno di questi giorni voglio occuparmi anche di lei. È una donna eccitante. Ne varrebbe la pena. Non ve lo consiglio, signor Barrett. I peones potrebbero ribellarsi. Bah, non è che la Maca mi interessi particolarmente, purché non metta il naso nei miei affari. Sia chiaro, Medina, che rimanga pure tra le sue stupide magie di fattucchiera. Cammina. Sai chi è quello? Quello è Lazar Peacock, il famoso bounty killer. Prima che alzi la pistola ti ritrovi con un buco in fronte. È meglio avvertire Medina. Aspettiamo che sia entrato nella locanda. Quale chiave? Quella della stanza. Non posso. Ci vuole il permesso di Medina o del signor Barrett. Mm.
abbiamo, su. Sì. Torna indietro, carogna! No! Torna a lavorare, sfaticato! No! Un bambino. Levati di mezzo, brutta strega! Oh, lurido bandito! Lo dirò a Medina! Oh. Maledetto! Non ti mischiare, straniero. So risolvere da sola le mie questioni. Cosa ti hanno fatto? Questo vigliacco ha osato colpirmi. Enriquez, torna alla miniera. Faremo i conti dopo. Cosa cerchi da queste parti, straniero? Un posto per riposare. Qui non c'è posto per nessuno. Medina. Sì, gentile. In fondo mi ha aiutata. Dovresti ringraziarlo. Gli amici della Maha sono miei amici. E Medina li protegge. Vuoi restare, straniero? Stanotte, domani, fin quando vorrai. Bel modello. Giusto uno che viene dal Texas può averla. È la prima volta che vedo una pistola come questa. Deve sparare anche bene, per uno che sa usarla, si intende. D'acciaio, straniero. Ti ho detto che sei il benvenuto. Allora, non rispondi? Non mi piacciono. Adesso voglio conoscere questo Lazar. Andiamo. Alla taverna. Thank you.
Buongiorno, Medina. Quello laggiù è Lazar, il famoso bounty killer. E allora? Si è preso una stanza senza il tuo permesso. È regolare. Ci penso io. Andiamo. Ciolita, aiutami. Nascondi il cavallo. Quest'uomo è ferito. Avanti. Buenos dias, signor Barrett. Perché non siete alla miniera? In paese è arrivato un cacciatore di taglie. E allora? C'è forse qualcuno tra voi che ha la coscienza sporca? Non si può scherzare, signor Barrett. È Lazar Peacock. Peacock. Quanto onore per 4 teste di legno. Fino ad oggi vi ho protetti. Adesso vediamo cosa siete capaci di fare. Ma ha trasgredito i vostri ordini, signor Barrett. Si è fermato alla locanda senza chiedere il vostro permesso. Il permesso conta poco. È l'accoglienza che vale. Un'accoglienza calorosa, come si conviene per un ospite di riguardo. Stanotte stessa, magari. Cosa volete? Thank you.
Chi sei? Come ti chiami? Cosa cerchi in questo paese? I miei 4 uomini sono stati uccisi da quel bastardo, signor Barrett. Siete una massa di inetti. Capaci di farvi rispettare solo da un branco di peones. Sembrate 4 poveri cani bastonati. Basta una pistola. O gli occhi di una donna e siete finiti. E io che perdo sonno prezioso per cose che non mi riguardano. Sono stato uno sciocco. Pretendere che mani callose come le vostre sappiano usare anche il cervello. È veramente imperdonabile da parte mia. Ma quando? Quando vi abituerete a usare questo prima delle zampe? Andate! Usate il cervello prima delle mani. Buongiorno, Mr. Barrett. Buona strada, signor. Buona strada, signor. Buona strada, signor. Chiunque tu sia, straniero, voglio darti il benvenuto. Comunque siano andate le cose. Qualcuno ha disturbato il tuo sonno, vero? Ma so anche che li hai ripagati con dura moneta. Non meritavano di meglio. Non è certo nelle regole della buona creanza. Ma bisogna capirli. Noi possiamo comprenderli. Molto meglio dire le cose come stanno, apertamente, senza perifrasi. Hanno visto in te l'uomo che viene a ricordare loro un passato poco pulito e sono stati presi dal panico. Ce ne sono tanti di quei disgraziati qui in paese. Io li ho già aiutati e sono pronto a aiutarli ancora. Sono certo che anche tu, per questa volta, vorrai dar loro una mano. Troviamo un accomodamento. Questi sono $3,000. Considerali come un rimborso per il tuo viaggio. Qui ci sono altri 2,000. Sono molti, ma sono pur sempre una bella cifra. 2,000 più 3 fanno 5,000. Consideriamo chiusa la partita. Gli anni non ti hanno cambiato, Billy Ring. Però i soldi ti hanno ingrassato.
E a volte con il denaro si compra anche il rispetto. Ti prego, Lazar, cerca di capirmi. È passato tanto tempo e da allora ho sofferto, ho già espiato quelle colpe. Il bene che ho fatto a questa gente, a questi poveri derelitti, ha cancellato il male di allora. Sono veramente cambiato, credimi. Se è questione di denaro, ti darò il doppio della mia taglia. $30,000. 40,000. Non bastano, Billy. Ne voglio 100,000. Dove la trovo una cifra così alta? La tua testa oggi vale tanto. Non un dollaro di meno. E sta bene, Lazar. Ma dammi un giorno di tempo. Domani li avrai. Ok. Domani. Le richieste di quello sciacallo sono enormi. Le vostre teste, messe insieme a quelle dei vostri antenati, non valgono la decima parte di quanto vuole. $100,000. È chiaro che a questo punto io posso fare soltanto da intermediario. Ma è altrettanto chiaro che non sono disposto a perdere una così grossa somma. D'altra parte, non ho proprio il cuore di lasciarvi al vostro destino. Non mi resta che pagare. Per essere precisi, anticipare per voi. Vorrà dire che mi tratterò i soldi sui vostri compensi, ognuno in proporzione alla propria taglia. Fino alla copertura totale. A meno che non si possa recuperare la somma tutta in una volta. Niente sciocchezze, però. Agirete soltanto come e quando ve lo dirò io.
cosa cerchi. Frugatelo. Niente. Lo sai che in questo paese per vivere bisogna lavorare e non rubare. Dategli una lezione e domani portatelo alla miniera. Cosa vuoi? Questa è casa mia. Sto cercando un uomo. Qui non c'è nessun uomo. Lasciami stare. Non mi piaci, straniero. Detto che questa è casa mia, non sei gradito. Chi sei? Uno che ti conosce da molto tempo e che ammira il tuo coraggio. E che vuoi? Tu, ragazzo, non me la racconti giusta. Perché? Cosa te lo fa pensare? Il tuo atteggiamento, biondo. Vieni al sodo. Cosa cerchi, l'oro? Una parte di quello che Barrett ti porterà domani, Lazar. È semplice. Non ce la farai. Da solo. Questo affare però è abbastanza grosso per farlo in due. E come pensi di venirne fuori? Non sarà facile uscire dal paese. Nessuno sa che sei qui.
Senti. Domani vieni a trovarmi. E poi che cosa pensi di fare? Vedrai, biondo. Organizzeremo un bel gioco di prestigio. Intesi? $100,000, Lazaro. Tutti in oro. Controllo. Ho la tua parola. Domani lascerai il paese. Ok, siamo d'accordo. Prima del tramonto sarò lontano. A sorvegliare Lazare, altri quattro al passo dei corvi. Se fallite, è la fine. Va bene, signor Barrett. Questo è pane per i nostri denti. Ci potete contare. Quell'uomo mi dà un senso di paura. Non andare. I suoi occhi sono freddi, come il suo cuore. Non posso, Mac. Il mio destino è legato al suo, come il suo è legato a quello delle sue vittime. Sono i miei peones. Oggi è la festa del paese. C'è un'unica via d'uscita. Il passo dei corvi. E come hai detto, mi sarà difficile farcela da solo. Dovrei proteggerti le spalle? Sarò io a proteggere le tue. Ho più esperienza. E il gioco sarà facile vestiti così. Tu con i miei abiti... E io da messicano. Se tutto va bene, avrai la tua parte. Andrà tutto bene. Ancora su. Bisogna avvertire Medina. Andiamo. Thank you.
Tom, c'è qui la tequila che vi manda il signor Barrett. Bevete alla sua salute. Anche la tua, Medina. Grazie. Thank you.
pietre. Maledetto bastardo. Loro. Chi è stato quel maledetto? Juan, porta via il cavallo. Assassino, dove sei? Medina. Quell'oro è mio. Sei stato tu a uccidere il signor Barrett. E adesso vuoi anche l'oro, brutto vigliacco. Via tutti! La festa è finita! Via! Via! Barrett l'ho ucciso io. Era un traditore, metti via la pistola. Prima di uccidere me, ammazza quella carogna! Quell'uomo mi serve vivo. Vivo? Un vecchio conto, Medina. La giustizia è un piatto che si mangia freddo.
Dagli pure una lezione. Suerte, Lazar! Calmati, Maha. Ovunque vada lo raggiungerò. Non andare. Fra te e quell'uomo vedo un fiume di sangue. Lascialo al suo destino. È uno sciacallo. Corri, Stanley! Oh.
Stanley! Sono io, Lazar. Su, vieni a darmi una mano. Oggi carichiamo tutto l'oro e ce ne andremo al Messico. Beh, non sei contento? Sembri più affamato di una iena. Che cosa vuoi? La tua pelle. Lascia perdere, ragazzo. Su, Stanley, ti ho detto di venire ad aiutarmi. Lo sapevo che mi avresti portato da mio padre. Cosa? Stanley, tuo padre. Beh, dovresti essermi riconoscente, gli ho salvato la vita. Una vita peggiore della morte. Lui era innocente. Ma io non ne ero sicuro. Vigliacco, sei un lurido sciacallo. Coraggio, vieni, Stanley. Tuo figlio non ha ancora capito che nella vita, se non colpisci per primo, resti fregato. Avanti, sbrigati! Non è così, forse? C'è tanto oro da dividere qui. Brutto verme schifoso. Ah, andiamo, perché ammazzarci tra di noi? Diglielo tu, Stanley. Abbiamo oro a sufficienza per vivere bene tutti e tre. Pensaci, ragazzo, o potresti ritrovarti cadavere. No, Lazar. I cadaveri non fanno ombra. Tu sei infallibile e potresti restare padrona di tutto. Ma guarda quanto oro dividiamo. E ci sono ancora molte taglie da riscuotere, lo sai? È qui che devi sparare, se vuoi rimanere vivo. O forse non hai più fiducia nella tua pistola. E va bene. L'hai voluto tu, biondo. La mia era una proposta accomodante. Preparati a morire. La bara è pronta. Una ricca bara. Sì. Ah!
Stanley, la tua taglia. Sei libero.